Adesso vorrei invitare Stella, Stella Jean, finalista della scorsa edizione di Wuzon Next, ha sfilato anche a gennaio per noi per la prima volta la sua sfilata, perché i vincitori dei finalisti del concorso Wuzon Next poi hanno la possibilità attraverso Alta Roma di presentare nella stagione seguente una sfilata al Santo Spirito in Sassia. Vorrei sentire da Stella, dalle sue parole, cosa ha significato per lei partecipare a questo concorso. Un piccolo dato che so è che Stella in pochissimo tempo è passata da 2 punti vendita a 40, è vero? 40 punti vendita, sì. Questo ci riempie di gioia. Da luglio ad ora, dunque è un passo incredibile. Io parlo in qualità, mi autodefinisco veterana di Wuzon Next, perché ho proposto la mia candidatura 2 volte e per ben 2 volte sono stata bocciata. Dunque parlo a ragion veduta. L'aver iniziato con questo concorso mi ha dato l'opportunità di presentare la collezione, che non, per me sarebbe stato difficile sia per sforzo economico, sforzo logistico. Dopo tutto questo c'è stata la parte più importante, il supporto e l'avermi seguito dandomi una struttura adulta per entrare nel mondo del lavoro. Perché passata la parte artistica, creativa, adesso penso che gli stilisti debbano entrare anche nel mondo del commercio, perché dobbiamo riuscire a sostenerci, a autofinanziarci e continuare a lavorare ed andare avanti. Dunque sono stati a fianco a me, dopo avermi bocciato 2 volte, lo ripeto, ma ne sono fiera, perché mi hanno aiutato a non presentare le prime 2 collezioni che avevo proposto. Se fossi entrata nel mondo del commercio con quel tipo di collezione, mi avrebbe risucchiato, mi avrebbero mandato in un'arena che mi avrebbe risucchiato nel giro di uno o 2 mesi. Dunque sarei finita nel giro di una stagione. Questa doppia bocciatura mi ha fatto alzare l'asta, mi ha fatto fare ricerca, cercare di far capire qualcosa di più personale, tant'è che nelle mie collezioni io propongo quelle che sono le mie radici, che sono per me uniche e irripetibili, dunque il fatto di essere romana, anche se non si direbbe, di padre torinese e madre haitiana, ed è questo quello che passo, le mie origini, le mie radici nella mia collezione, e questo mi ha permesso di fare Alta Roma, di portare la mia voce, le mie impronte digitali nella mia collezione. Dopodiché mi hanno fatto passare e adesso sono qui. Siamo contenti che sei passata, siamo veramente contenti di averti avuto tra i nostri finalisti di Wuzon Next e di averti qua oggi. Brava, complimenti. Continuate a starmi vicino, eh? Certo, come no.